La routine di oggi può essere eseguita sul letto oppure su un materassino. Ci sdraiamo a pancia in su e mettiamoci comodi, sentendo gli appoggi sul pavimento o sul materasso. E la prima parte la dedichiamo alla respirazione. Inspiriamo dal naso in due tempi e buttiamo fuori l'aria dalla bocca in quattro tempi. Seguiamo così, osservando l'aria che entra e l'aria che esce. Mantengo il rilassamento della gola, della lingua, delle labbra, il rilassamento degli occhi. Introduciamo ora i movimenti dove l'inspirazione avrà lo stesso tempo dell'espirazione. Comincio ad annuire con il capo. Inspirando, sollevo il mento verso il cielo. E buttando fuori l'aria, lo abbasso. Mantenendo la fluidità del respiro, ripeto l'esercizio per 4 volte. Ritorno col capo al suo posto e ora inizio a fare il movimento del bacino. Inarco la schiena quando inspiro e mentre butto fuori l'aria avvicino la schiena al pavimento o al materasso. Eseguo il movimento per 4 volte, mantenendo l'attenzione sul respiro. Il prossimo movimento è a livello delle spalle. Lasciando le braccia lungo i fianchi, sollevo le spalle verso le orecchie mentre prendo aria e buttando fuori l'aria le abbasso. Mantengo rilassate le labbra, la gola, la lingua. Eseguo l'esercizio ancora un'altra volta e poi tengo le spalle lontane dalle orecchie. Comincio a girare il capo da un lato all'altro, dolcemente. Inspiro quando giro da una parte, butto fuori l'aria dall'altra parte. E ne ripeto ancora un'altra volta, per poi fermare il capo in centro e comincio il dondolio con il bacino. Porto tutte e due le gambe da una parte e poi dall'altra, mantenendo il respiro fluido. Inspiro per passare in centro e fuori l'aria quando vado lontano. Ne eseguo ancora un'altra volta per ciascun lato e poi ritorno in centro. Ed inspirando, stacco le braccia da terra portandole dietro il capo e ritorno.
Assieme al movimento delle braccia, aggiungiamo l'innarcamento della schiena, quello che avevamo fatto precedentemente. Inspiro, inarco, fuori l'aria attorno, appiccicando la schiena lombare contro il suolo. E la prossima volta che portiamo le braccia indietro, allunghiamo la gamba destra e teniamo un attimo i piedi a martello. Respiro. E poi eseguiamo la circonduzione della caviglia 4 volte in un senso, 4 volte nell'altro senso. Sentendoci grandi, grandi, raccolgo la gamba e ripeto la stessa cosa con la sinistra. Allungo, piede martello, respiro e faccio la circonduzione 4 volte. Cambio il senso del giro. E ripiego le ginocchia, abbasso le braccia e le tengo a croce. Aumentiamo la torsione del bacino, aggiungendo ora il movimento del capo. Mantengo la posizione. Aumento gli spazi all'interno del mio corpo. Cambio lato. Allungo e respiro. Piano piano ritorno in centro e abbraccio le ginocchia al petto. Divarico le gambe e richiudo, disegnando dei cerchi con le cosce. Rilasso i piedi, rilasso le labbra, tengo morbide le spalle, cambio il senso del giro e poi mantengo divaricate le gambe, ascolto il mio corpo e faccio il movimento che mi va. Sentendo la connessione del corpo con l'appoggio sopra il suolo o sopra il materasso. Muovo quello che mi pare, in modo stare comoda. E mantengo l'ascolto sul respiro. Dolcemente comincio ad accompagnare le gambe verso il suolo e prendo la posizione più comoda per me. Gambe larghe, piegate, estese, braccia aperte, chiuse. E una volta che ho trovato la posizione, ritorno al respiro cosciente. Prendo aria profondamente dal naso e butto fuori l'aria dalla bocca. E mi concedo qualche minuto, godendo il qui e ora. Io sono consapevole del mio corpo. Io porto salute al mio corpo.
e mantenendo la consapevolezza di me stessa, ringrazio per questo momento e piano piano comincio ad uscire dalla posizione. E ringrazio a me stessa per avermi concesso questo momento.